Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi sì, la puntata sarà completamente dedicata al Festival di Cinema Estasia, che comincerà ufficialmente oggi, adesso poi daremo tutte le coordinate, Cinema Asiatico, la sua seconda edizione. Però vorrei introdurre l'ospite di oggi, si chiama Alex Isabel, che è il suo esordio radiofonico ed è un collega di Estasia. Abbiamo selezionato i film insieme e quindi ciao Alex. Salve, sono contento che oltre a selezionare i film abbiate selezionato anche me per venire a parlare finalmente a K-Rock. Dopo tanti anni che l'ascolto, finalmente vedo come funziona. Da dentro, sì. Adesso siamo da dentro. Allora, che cos'è Estasia? Estasia è un festival di cinema asiatico, quindi sono tutti film inediti, che sostituisce un pochino quello che è stato l'Asian Film Festival di qualche anno fa. È giunto la seconda edizione. Quindi Alex, perché... La domanda che ogni tanto mi fa chi non segue molto il cinema asiatico, perché è importante un festival di cinema asiatico e com'è questo? Cosa abbiamo selezionato? Beh, il cinema asiatico c'è da dire che bisogna definirlo. Noi qua con asiatico ci riferiamo un po' a tutto il cinema che viene fatto, diciamo, dal Kazakistan in avanti. Adesso infatti stavo controllando, di film del Kazakistan a questo giro non ce ne sono, però ne abbiamo preso in considerazione. Ne abbiamo preso in considerazione, vero. Sì. È un intero continente, quindi è un'intera cinematografia che raramente, diciamo, viene vista. Visto, no, è verissimo, è verissimo. Parti. È un altro linguaggio completamente. È un altro linguaggio anche perché è rimasto, diciamo, ha preso una strada molto diversa talvolta. Specialmente il cinema, diciamo, di narrazione, anche quello più popolare, è molto diverso rispetto a quello che ci propina Hollywood, per esempio. Certamente, sì, è vero, è vero. E tra l'altro Estasia è l'unico... festival di cinema asiatico che prende in considerazione anche i film indiani, perché abbiamo esempi in Italia tipo il Far East Festival di Udine, come il Korean Film Festival di Firenze, piuttosto che l'Asian Film Festival, che esiste ancora, è itinerante in Emilia, l'India non la prendono in considerazione, noi invece sì. Allora, quando inizia questo nostro festival? Tecnicamente il 12, in realtà già stasera abbiamo la prima proiezione, che in realtà è l'anteprima del festival, appunto, quindi esatto. La proiezione di The Eagle Huntress, che in italiano è La principessa e l'aquila. Noi lo proiettiamo in lingua originale, specifichiamo perché questa cosa ci è stata chiesta. Sì, certo. Lingua originale che è mongolo e kazako, come mm-hmm. sottotitoli in italiano ovviamente. Tutto il festival, come Duopo, è in lingua originale, fin sulla lingua originale, sottotitolati in italiano. Quindi il festival inizia a Rosebud, Cinema Rosebud di Reggio Emilia, dal 12 e finisce il 18, due proiezioni a sera. Oggi invece all'Arena Stalloni di Reggio Emilia il primo film, l'entratura con The Eagle Huntress alle 21:45. E a questo proposito farei sentire, cosa facciamo sentire Alex? Beh, allora abbiamo selezionato alcune canzoni che diciamo si sposano con i film di cui parleremo. Questo The Eagle Huntress, se vogliamo dire un attimo due parole sulla trama. Dopo? Ok, allora non lo dico. Facciamo partire Clans of Mongolia dei Seda, che sono una band mongola, come questo film. Come on.
erano i Seda, gruppo pop punk, l'abbiamo definito mongolo, con questo brano intitolato appropriatamente Clans of Mongolia. Quindi rientriamo qui in studio con il mio co-conduttore Davide Tomei e con l'ospite Alex Isabel per appunto continuare a parlare in particolare di questo film che è proiettato stasera agli Stalloni a Reggio Emilia. Sì, solo su K-Rock potete ascoltare anche musica mongola, ma abbiamo in serbo altre cose per voi. Allora, quindi musica mongola, un gruppo mongolo, l'abbiamo definito fuori onda, cercavamo una definizione, sì, quella più normale è quella che ha detto Davide, così il resto è irripetibile. E, cosa ci dici di questo, Alex? Beh, onestamente diciamo non è che abbia fatto degli studi molto approfonditi sulla musica mongola. Sembra, sì, musica tradizionale, però, esatto, fatta con... Sì, la mia impressione, almeno l'impressione dei presenti, è che abbiano fatto una musica che tutto sommato è moderna, però con strumenti tradizionali mongoli, tra, certo, cui questo modo di cantare, che io non ho idea di come sia possibile, però è tipico in realtà, tipico, sì, nel, certo, cinema, appunto. E parliamo invece del film di stasera, di The Eagle Huntress, che è agli Stalloni questa sera alle 21.45. È un film ambientato appunto sulle montagne della Mongolia, su queste Altai, su questa catena degli Altai, credo che si chiama in italiano, in cui esiste una tradizione millenaria legata ai cacciatori con l'aquila, che tradizionalmente sono tutti uomini. Certo. È il film che diciamo si orienta un po' secondo quello che è un po' il cinema documentario, nel senso che è una storia raccontata come una storia, però di fatto segue questo personaggio che esiste veramente, questa ragazzina di 13 anni che, fregandosene delle tradizioni, che vuole che questi cacciatori siano tutti uomini, si è messa in testa di diventare una cacciatrice e quindi intraprende un percorso che la porterà poi, certo, a seguire la sua strada. Sì, quindi è in un ambito di documentario, quindi uno sguardo documentaristico, c'è comunque una spinta a interrompere le tradizioni millenarie della Mongolia verso un qualcosa che si assomiglia più, che assomiglia più a un futuro di parità. Quindi la ragazza cerca di rompere queste tradizioni maschiliste che vengono da tanto tempo, certo, da millenni, per affermare la propria voglia e la propria capacità di fare esattamente quello che fanno i maschi, e là è molto importante, cioè addestrare e cacciare con l'aquila. Questo è un film che ha una fotografia strepitosa e quindi sono quei film che è assolutamente necessario vedere su grande schermo, proprio per gli spazi che riesce a filmare con grande senso dello spettacolo, ecco. Gli altri piani della Mongolia vanno visti su grande schermo. Decisamente. Tra l'altro, appunto, hai fatto bene a menzionare la questione del maschilismo. Insomma, è un film che comunque si orienta in quello che è un po' il discorso attuale legato alla cultura, insomma, questo chiamiamolo nuovo femminismo culturale, certo, che vuole proporre nuovi modelli di personaggi e di protagonisti. Perciò è anche un film molto moderno, clamorosamente inserito all'interno di un discorso culturale mongolo che invece ha questa tradizione molto fissa, certo, molto antica. Quindi c'è un interesse cinematografico, un interesse culturale e sociale in questo film che apre l'Asian Film e l'Estasia. Stavo sbagliando. Specifichiamo per i curiosi che il regista Otto Bell, che è inglese, nel senso, certo, che il film è appunto una collaborazione di vari paesi, e il regista è inglese. Il regista è la sua opera prima, è dell'81, okay, quindi ha 36 anni. Sì, infatti la produzione è Mongolia, Gran Bretagna e USA, quindi anche per questo è stato messo come film di apertura, come evento speciale, proprio perché non è puramente un film asiatico, ma è una coproduzione. Bene, altre cose invece, passiamo lunedì 12 giugno, sempre a Cinema Rosbat. Intanto ricordiamo che i film, le proiezioni sono due a serata e il costo del biglietto è 5 euro per tutte e due le proiezioni, quindi è un costo veramente molto basso. E cominciamo con The Net. Sì. The Net, che è il film di punta, diciamo, perché è diretto, è il nuovo film di Kinky Duke,
che è un nome molto importante, è un nome molto importante nel panorama della, del cinema asiatico. Sì. Danette racconta di questo pescatore nordcoreano la cui rete rimane impigliata nel motore della nave, e quindi insomma la nave va in avaria, e seguendo la corrente marina questa nave viene trasportata fino nel territorio della Corea del Sud, sì, dove lui viene prontamente arrestato e interrogato lungamente perché è accusato di essere una spia, e poi tornerà nella Corea del Nord, eppure là sarà accusato di essere una spia. E il parla di questo. Sì, parla di questo. E diciamo che il ritorno di Kinky Duke ha delle tematiche un pochino più sociali. E, dopo gli ultimi film che non avevano destato grandissima impressione, erano caratterizzati da un'estrema violenza, forse a volte gratuita. E, ricordiamo che Kinky Duke vinse qualche anno fa il Festival di Venezia con Pietà. Ed è il creatore di capolavori assoluti del cinema asiatico e non mondiale, come Seom, l'isola, come Ferro 3, eccetera eccetera. Quindi è un nome molto importante che va ad aprire questa rassegna. Danette infatti è il suo 22° lungometraggio, certo. È molto prolifico, ha passato anche un periodo di depressione durante il quale ha fatto un film su se stesso, sì, questo è tornato secondo... a fare film. Chi l'ha visto a Venezia, noi lo vediamo anche noi per la prima volta perché l'abbiamo preso proprio per il nome, è ricominciato a fare film di un certo peso, di una certa importanza. Sì, infatti questo qua viene considerato un po' il ritorno al vecchio Kinky Duke, insomma, vecchio film, certo. Per ora sembra aver chiuso con il periodo depresso, diciamo così, esatto, ed è tornato a questo discorso. Io farei partire qualcosa, se sì, vogliamo sì, un po' di bene. Musica. Cosa allora, ascoltiamo? Diciamo soltanto il nome della band, che è Moran Bong, il resto lo diciamo dopo perché vi assicuro è qualcosa che non avete mai sentito. We'll be right back.
Eccoci rientrati in studio. Questo era Moran Bong. Che dici, Alex, di che cosa si tratta? Allora, giusto per diciamo spiegare agli ascoltatori, diciamo, che cos'è che hanno appena ascoltato, si tratta di un'orchestra composta da una ventina di ragazze nordcoreane che fanno questa specie di rock sinfonico leggero a tema fortemente patriottico, e sono una popolarità in Corea del Nord. Sì, sembrava quasi tra un misto tra una marcia e un rondò veneziano, mi sembrava una cosa di questo genere. Alex sa queste cose. Alex si è laureato con una tesi sulla Corea del Nord. No, sulla rappresentazione del confine fra le due Coree. Ok. Rappresentazione cinematografica. Quindi ha scelto questo gruppo di ragazze della Corea, che magari, insomma, una musica del genere non si pensava che esistesse, invece c'è. Ha fatto discutere ultimamente questa band perché avevano previsto un concerto in Cina, se non che poi qualcosa è andato storto diciamo nella documentazione, nelle preparazioni, e alla fine il concerto è stato annullato. Probabilmente si sono accorti che la maggior parte delle componenti della band erano già state giustiziate dal locale boy, probabilmente con armi contraeree. Non ho idea, in realtà appunto non so se siano legate all'esercito, cioè se sia una specie di coro dell'armata rossa locale, perché in tal senso è possibile, perché l'esercito nordcoreano prevede questa cosa chiamata Brigata della Gioia, cioè praticamente un esercito femminile, sì, a scopo puramente... A disposizione, ludico. Sì, a disposizione, sì. Esatto. Sì, 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 lo so questo qua. Ecco. La brigata, giovani ragazze che vengono arruolate, diciamo, esatto, per soddisfare, diciamo, i piaceri dell'esercito. Io adesso non so... Una grande gioia, indubbiamente, soprattutto per loro. Allora, se dobbiamo parlare, sono carine perché ci compaiono nei video. Adesso, chiaramente, un discorso un po' triste. Io spero vivamente che queste povere ragazze non facciano parte, diciamo, della Brigata della Gioia, su cui forse non c'è nemmeno da scherzare, per quanto il discorso purtroppo faccia ridere. Bene, quindi proseguiamo. Questo era il coro della Corea del Sud delle ragazze. Noi continuiamo a parlare del nord. È quello il fatto, è che mi sbaglio. Allora, abbiamo invece, dopo The Net di Kinky Duke, sempre il 12, abbiamo un film molto particolare che si chiama The Beauty Inside, anche questo invece è della Corea del Sud, e è molto particolare perché il casting è stato fatto tutto online, mi pare, e diciamo potrebbe essere considerato uno dei primi social movie. La storia è quella di un ragazzo che ha questa particolarità: tutte le mattine si sveglia ed è una persona completamente diversa, faccia diversa, e potrebbe essere un ragazzo, una ragazza, un vecchio, un bambino. E quindi, se questo gli dà una visione nuova del mondo tutti i giorni, quando si innamora di una ragazza deve farle capire che, anche se il viso è diverso, se magari è addirittura un altro sesso, in realtà è sempre lui o lei che la ama e la cerca. Quindi è una commedia romantica molto, molto carina, proprio sull'identità e sulla ricerca dell'identità. Sì, questa cosa, diciamo, del cambiare aspetto è una costante, se vogliamo, nel cinema sudcoreano, che probabilmente dà atto di una volontà popolare, insomma, della questione sociale della chirurgia estetica, in un certo senso. Insomma, la Corea del Sud è considerato il paese più avanzato sotto questo punto di vista, e sul cambiare la propria identità tramite la chirurgia. Infatti noi, tra i film che abbiamo considerato per la proiezione, ne avevamo uno di cui adesso non ricordo il titolo, però ci aveva veramente colpiti, tant'è che ce lo siamo visti tutti assieme in una riunione, che parlava di questa persona che ha una faccia da pesce. Sì. Sembra un'assurdità, ma in realtà era assolutamente una commedia serissima che parlava di problemi sociali della Corea del Sud, e che aveva per protagonista un pesce. E lo stesso vale per questo The Beauty Inside, fondamentalmente, perché si vanno a trattare argomenti del tipo pregiudizi, perché comunque, ad esempio, questa ragazza qua verrà vista male sia dalla sua famiglia che dai suoi colleghi per il fatto che ogni giorno apparentemente incontra una persona diversa. Certo. Si faranno l'idea che sia una ragazza di faccia di costume, o che sia, appunto, per esempio, una lesbica, visto, certo, che lui a volte assumerà le fattezze di una donna. Certo.
Quindi insomma diciamo, quindi nella diciamo sua... che è una metafora sociale, insomma, sì. Il beauty inside è la bellezza che c'è dentro, che dovrebbe essere superiore a quell'esteriore, di certo. Fatto. Nella sua assurdità, quindi The Beauty Inside va a toccare molti temi importanti. Sì. Un attimo di pubblicità, poi ripartiremo con la descrizione di Estasia Festival. Perché non ridurre i costi di gestione e migliorare l'efficienza della tua struttura sportiva con Multimatch? Multimatch è un sistema di prenotazione online degli impianti sportivi utilizzabile da PC, tablet o smartphone. Multimatch è facile, comodo e coinvolgente. Il modo più veloce con cui prenotare le ore di sport da condividere con i tuoi amici. Multimatch è una proposta di Multitraccia. Chiamaci al numero 0522 281078 oppure visita il sito www.multimatch.it. Seguici anche su Facebook. Summer 2017 è l'estate del Rockville. Il tuo club ti propone la migliore musica con tre piste: il meglio del rock, lo spazio hip hop, reggaeton, la down zone commerciale e poi tre bars, la birreria, il barbecue. Nel fresco parco del Rockville ogni sabato notte per tutta l'estate. Che i Rock e Rockville a Castellarano in via Radici. Summer Rock 2017. Rispetto, rispetto, rispetto. Milioni di cittadini hanno firmato per l'abolizione dei voucher. Il governo prima li ha cancellati per evitare il referendum. Ora li reintroduce con un nome diverso. È uno schiaffo alla democrazia. Un'offesa ai cittadini. Ci vuole rispetto per il lavoro. Rispetto per la democrazia. Rispetto per la Costituzione. Il 17 giugno saremo tutti a Roma a Piazza San Giovanni. Rispondiamo uniti a questo schiaffo alla democrazia. È un'iniziativa della CGIL Emilia Romagna. Eccoci rientrati in studio dopo una breve pausa pubblicitaria per riprendere a parlare dell'Estasia Festival. Allora, Estasia, vi ricordo ancora, dal 12 al 18 giugno al cinema Rosbad di Reggio Emilia. Stiamo parlando un pochino in maniera random dei vari paesi che abbiamo selezionato per i rispettivi film. Parliamo adesso di Cross Current. Sì, giusto? Che è uno, diciamo, dei film Cina. Che io personalmente attendo di più, ma credo che sia veramente uno di quelli più bizzarri e più forti che abbiamo nel nostro catalogo. Sì, tra l'altro ha vinto l'Orso d'Argento per la miglior fotografia al Festival di Berlino del 2016, infatti. Quindi come dal punto di vista tecnico assolutamente di primo ordine. Si tratta di un film, diciamo, molto rilassato, che attinge da quello che è, se vogliamo, anche un po' il cinema di Werner Herzog, se vogliamo. Sì. Che ci racconta di questo uomo con la sua barca che sta risalendo il fiume Yangtze, che è il fiume più importante della Cina, e risalendo le correnti si ferma ogni tanto in certi villaggi, in certi porti, certo. incontra delle ragazze sempre più giovani, che poi in realtà salta fuori che sono in realtà la stessa persona, incontra sempre la stessa donna sempre più giovane. Quindi un percorso all'indietro nella memoria. Infatti questo film è collegato alle mappe della memoria, che è il tema di fotografia europea che si svolge proprio in questo periodo a Reggio Emilia. Sì, si tratta di un progetto mastodontico questo film, perché è stato girato, tanto per cominciare, in pellicola, 35 mm, in 6 mesi di viaggio. Teoricamente a basso costo, nonostante sia un film appunto enorme, nel senso che comunque appunto dura 2 ore, quindi già ha dei tempi piuttosto rilassati, se vogliamo. Ha una fotografia maestosa, certo. Perché vediamo appunto un intero mondo, certo. Ha delle idee molto, molto forti, insomma, dal punto di vista figurativo. Questa idea del tornare, di risalire il fiume, risalire all'origine, e risalire all'origine di quello che potrà essere un amore, qui vedremo poi come, senza fare spoiler, cosa ci sarà, è un'idea molto, molto bella, ma è un viaggio all'indietro anche nella memoria della cultura e della civiltà cinese, poi praticamente. Sì. Si tratta, se vogliamo, anche di un film
diciamo pure un po' ambizioso e pretenzioso, no? Insomma, per chiarire. Però è una pretenziosità onesta, nel senso che comunque si prende tutto il suo tempo per esplorare questa, diciamo, deriva metafisica del viaggio nel tempo, certo, e nello spazio allo stesso tempo. Quindi io andrei con... abbiamo una canzone a questo proposito che... Che sono certo che passi molto spesso su K-Rock, sì, insomma non è sicuramente una novità, esatto. Per tornare un po' su terreni più conosciuti, abbiamo pensato di trasmettervi, come si dice, somministrarvi China Girl di David Bowie, perché questo film parla di una China Girl. Eccoci rientrati in studio per questi ultimi 20 minuti in compagnia di me, di Davide Tommy e del nostro ospite Isabel Alex. O Alex Isabel. Alex Isabel.
Non ci scandalizziamo. Non si, no, LGBT. Allora, Estasia, diciamo, stiamo parlando di Estasia, Festival di Cinema Asiatico. Il programma lo potete trovare sulla pagina Facebook di Estasia, dove quotidianamente verranno poi fatti degli annunci sui film del giorno. E, continuiamo a parlare, appunto. Noi abbiamo parlato di Cross Current, film cinese al quale abbiamo dedicato China Girl di David Bowie, che ci sarà il 13 giugno Cinema Rosebud insieme a un altro film, A Quiet Dream. Il 14 giugno invece affronteremo il cinema indiano. Cinema indiano nell'accezione popolare viene visto solamente come il cinema bollywoodiano, no? Quei balli Aishwarya Rai piena di veli, eccetera eccetera. Abbiamo anche questa componente, sì. In realtà il cinema indiano è molto vario e oltre a essere da sempre una delle più grosse e potenti industrie cinematografiche mondiali, si sta diramando in vari generi, in alcuni casi anche occidentalizzandosi. E questo è il caso dei neo-noir. Ne avevamo fatti un paio l'anno scorso nella prima edizione di Estasia. Ce n'è un altro molto interessante che ha girato tantissimi festival ottenendo tantissimi consensi, che si chiama Psycho Raman di Anurag Kashyap. No, Kashyap. È un regista molto famoso in India. Sì, la storia di Psycho Raman si rifà a fatti di cronaca degli anni 60, quando c'era questo killer chiamato Raman. Raman Raghav era il serial killer degli anni 60, perché certo. Questo è tratto, diciamo, ispirato a una storia vera. Raman è quello odierno. Giusto. In ogni caso, a parte questa confusione, rimane il discorso che era ispirato, certo, a questi fatti degli anni 60, certo, di cui, tra l'altro, il film vorrebbe, se vogliamo essere... Cioè, vorrebbe parlare di quello, in realtà, però per questioni di budget, esatto, perché non riuscivano a ricostruire la Bombay degli anni 60, alla fine l'hanno ambientato ai giorni nostri. Infatti il titolo vero, quello internazionale, Raman Raghav 2.0, cioè la riedizione di quello che successe negli anni 60 con un altro protagonista. Quindi è ispirato alle gesta di questo famigerato serial killer che uccise 41 persone nei sobborghi di Mumbai, però è girato ai giorni nostri nelle zone più malfamate di Mumbai. Quindi anche in questo caso, come sempre, c'è un aspetto documentaristico, come in tutto il cinema indiano. Il film vive di questo dualismo, se vogliamo, insomma, come esiste questa questione fra passato e presente, vive del dualismo fra cosa vediamo e cosa non vediamo. Per esempio, si presenta come un rifarsi a questi fatti di cronaca, ma poi in realtà, nonostante il titolo sembra significare bene, parliamo di questa storia qui, il film si apre con questa didascalia che dice: questo film non è su di lui. Esatto. E quindi già noi lì ci interroghiamo: ma okay, che cosa sto vedendo esattamente? E tutto il resto del film è così, nel senso che da una parte questo killer è un killer che non fa nulla per nascondersi, certo, opera in piena vista, è estremamente riconoscibile. Estremamente riconoscibile perché c'è una cicatrice in faccia. Esatto. E d'altra parte, tutte le volte che lui agisce non lo vediamo mai, avviene sempre tutto fuori dallo schermo, no? Quindi si chiama un po' in ballo il discorso del sta avvenendo davvero quello che la telecamera non sta inquadrando in un film. Ed è tutto così, noi non vediamo mai quello che fa, eventualmente lo sentiamo, lo scopriamo dopo, lo possiamo intuire, ma da una parte il visibile e dall'altra parte c'è l'invisibile. Sì, sì, esatto, questo gioco su questo gioco è costruito tutto il film. Esiste un dualismo con l'ispettore di polizia che lo insegue, che è un tossico. Anche qui, infatti. E quindi rappresenta la nemesi del serial killer, ma che in realtà sono due facce della stessa medaglia. Diciamo che, come abbiamo detto prima, il killer è assolutamente visibile, riconoscibile, non fa nulla per nascondersi, poi fa questo particolare gesto che fa, unisce il pollice e indice per simulare il binocolo per vedere, come per vedere da lontano le sue vittime, mentre il poliziotto ha sempre gli occhiali scuri, quindi idealmente la legge è cieca di fronte al male, mentre lui si eleva a Dio della morte per vedere tutto ciò che vuole, quindi c'è
questo gioco è sempre portato all'estremo in questo film, molto molto duro, molto molto duro anche dal punto di vista visivo, molto lontano dall'estetica patinata di Bollywood alla quale siamo abituati. È interpretato in maniera sontuosa tutti quanti, perché è girato e interpretato molto molto bene. Ed è un film che si rifà appunto a una certa tradizione noir europea, se europea, vogliamo, esattamente passati, sì, da sì, cui sì. Il fatto che sia neo-noir, c'è molto espressionismo, se vogliamo, in questo film. Assolutamente, certamente. Mentre un altro film che era quello che attendevamo con più ardore, perché è diciamo il film indiano più costoso della storia e quello che ha incassato di più, che è un vero e proprio blockbuster, e in questo momento distribuito negli Stati Uniti sta avendo una media per sala di $20,000, qualcosa di spaventoso, è la seconda parte di Baahubali The Conclusion. La prima parte l'abbiamo proiettata alla prima edizione di Estasia, Baahubali appunto, ed è un film epico, storico, di questo personaggio destinato a grande orfano, destinato a essere un re della sua terra, osteggiato dai parenti. C'è tutto il cinema indiano. Il cinema indiano ha questa caratteristica che in un film, quale esso sia, diciamo, non il neo-noir di cui abbiamo parlato prima, racchiude un pochino tutti i generi cinematografici, quindi c'è l'avventura, c'è l'amore, il sentimento, se vogliamo l'horror, cioè tutto quanto. Baahubali, la prima parte, è tra l'altro nella storia del cinema, perché è nel Guinness dei primati, oltretutto, per essere stato il film con più effetti speciali nella storia del cinema, quindi ogni scena è connotata da effetti speciali, quindi tutto in post-produzione, in green screen, ricostruito digitalmente. È veramente un film molto, molto, molto bello da vedere visivamente, molto enfatico anche come tanti film indiani. Il primo, tra l'altro, è stato uno dei successoni dell'anno scorso, nel senso che per quanto fosse difficile da vendere, perché tu dici appunto cinema indiano a una persona, e questo si immagina la solita commedia romantica, certo, un po' cantata così, Baahubali non è così, nel senso c'è la componente cantata, certo, però d'altra parte di fatto è un film action, è un peplum, se è vogliamo. Un peplum storico, esatto. È un peplum, esatto, indiano, sì, ad altissimo budget, fatto in un'era in cui i peplum praticamente sono un genere morto, con un budget strepitoso, appunto, con una tamarragine inesplicabile, nel senso stanno girando spesso su Facebook in questi giorni delle GIF, dei filmatini, insomma, tratti da Baahubali 1 o 2, in cui si vedono queste enormi coreografie che talvolta scadono un po' nell'infantile, se vogliamo, però il film non si prende sul serio. No. Ora, per onorare appunto questa giornata di Estasia dedicata al cinema indiano, ascoltiamo la sbandata indiana dei Led Zeppelin dal loro primo album di esordio del 1969, Jimmy Page al sitar con ospite il tablista Vishnu Jarani, questa è Black Mountain Side. Thank you.
erano Led Zeppelin con Black Mountain Side. Ultimi 10 minuti per finire di descrivere il programma del Festival East Asia. Allora, Bauba lì ci sarà venerdì 16 giugno, quindi a seguire Miss Okusai. E adesso parliamo invece della serata tematica LGBT che viene fatta tradizionalmente in associazione con Arci Gay. Visto che c'è stato il Gay Pride recentemente a Reggio Emilia, parliamo di un film filippino molto molto bello, mi è piaciuto moltissimo, si chiama Ned's Project ed è la storia di una ragazza, quella che si definisce un tomboy, un maschiaccio lesbica che viene lasciata dalla sua ragazza e a questo punto decide di coronare un suo sogno, cioè di diventare madre, nonostante nonostante sia lesbica, vuole diventare madre. Non riesce a procreare in modo naturale con un suo amico perché comunque è disgustata dal fatto di toccare un uomo e quindi vorrebbe fare la inseminazione artificiale, che costa molto. Cosa fa? Va a partecipare a un talent show scasso, replica dei talent show della televisione filippina della Manila benestante, per cercare di tirare su dei soldi e pagarsi l'inseminazione. Questo è un film molto dolce, molto bello, e soprattutto caratterizzato da un'interpretazione della Angeli Baiani, si chiama la protagonista, veramente di altissimo livello, è un film molto delicato, filippino e però ambientato nelle zone rurali della Filippina, non Manila, che è diciamo il palco naturale per i film filippini, che sono i luoghi nati del regista Lemuel Lorca. Dove ritrae una comunità rurale un po' allo sbando, sempre ubriaca e di basso livello culturale. Anche nei film filippini infatti esiste questo dualismo di cui parlavamo, se vogliamo, certo. Cioè che tutti i film filippini che ci arrivano in qualche modo o sono ambientati a Manila e sono storie di gang, certo, di violenza o di bambini abbandonati. Infatti il 18 giugno abbiamo Amo Gates, certo. È un film così, infatti, certo, appartiene a quell'altra corrente, appartiene alla corrente dei Brillante Mendoza, ecco. Esatto. Mentre questo qui si lega più che altro alla corrente quando c'era l'Asian Film Festival, prima che Estasia nascesse, è stato proiettato un film chiamato The Womb, che era, sì, un film filippino sempre ambientato di, diciamo, nelle Filippine rurali, sulle isole, quelle Filippine lì. Quindi, come vediamo, col passare degli anni, questo, diciamo, questo doppio cinema filippino continua a regalare e continua ad esistere. Sì, e comunque è sempre la ricerca di un'identità e di un posto nel mondo. I ragazzi filippini, che siano in città, che siano nelle zone rurali, hanno sempre un problema di identità, di cercare se stessi, che siano i filippini, i bambini abbandonati che rapinano per sopravvivere i tassisti e gli automobilisti, come in Amog, che ci sarà l'ultimo giorno. In questo caso è la ricerca di una realizzazione personale che le condizioni sociali non permettono di attuare. Venite a vedere questo film perché è veramente molto 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 bello e molto delicato. E infatti ha vinto un fracasso di premi, sì, perché ha vinto come miglior production design, miglior attrice, miglior sceneggiatura, miglior film, miglior attrice non protagonista e miglior fotografia al Festival Cine Filippino del 2016. Sì, sì, è veramente un caso cinematografico, e questi film a me piacerebbe vederli distribuiti perché è lontanissimo dallo stereotipo omosessuale e la performance della protagonista è veramente di una delicatezza e di una trasformabilità nella sua emotività, quindi da maschiaccio a goffa e ragazza sensuale, veramente ha uno spettro emotivo ampissimo. Consiglio assolutamente di venirlo a vedere. Invece passiamo al Giappone, perché è l'altro grande produttore di cinema asiatico che ospitiamo. È quello più scontato, se vogliamo, nel senso che se uno pensa a cinema asiatico gli viene subitamente al Giappone, ma no, esatto. Appunto, anche per questo noi cerchiamo un attimo di darci una regolata, sì, e non prendere solo film giapponesi. Quindi che domenica 18 giugno, che è l'ultima giornata, avremo tre film, tra cui... Poolside Man, esatto. Eppure appunto abbiamo anche un altro film giapponese che è sempre il 16, che è Miss Okusai, che è d'animazione. D'animazione, certo. Due film molto diversi, tant'è che infatti non sono ospitati nella stessa serata. Non, certo, abbiamo la serata a tema Giappone, però, okay, abbiamo film giapponesi. Due film giapponesi. Miss Okusai, tra l'altro, è un colpaccio, nel senso che pure questo ha vinto come premio, il premio della giuria al Festival Internazionale di Annecy. Sì.
ed è un film davvero per gli amanti dell'animazione. Infatti, se voi siete persone che hanno amato oddio, non mi viene più in mente il titolo, quello che è uscito qualche mese fa, vabbè, non mi viene più in mente, quello con la meteora. Comunque, insomma, se amate film come quelli di Miyazaki, per esempio, certo, quel tipo di animazione molto delicata, non necessariamente fantascientifica, venitela a vedere, perché questo è un viaggio non solo nel Giappone nella fine dell'epoca Edo, quindi siamo alla fine dell'Ottocento, ma è un viaggio proprio nell'animazione stessa, perché verranno utilizzate varie tecniche, il colore fiorirà di fronte, diciamo, di fronte alla telecamera, diciamo, certo, così, per raccontare quella che è la storia della protagonista, che non è Hokusai, ma è sua figlia. Ok. Poi invece abbiamo Poolside Man. Sì, Poolside Man, ne parli tu. Poolside Man è un film molto, molto, molto autoriale, estremamente autoriale. È la storia di un guardiano delle piscine, quindi un bagnino, che passa la sua vita guardando le persone che nuotano, praticamente. Quindi c'è, tramite, parlato molto poco, è un film molto, molto lento, molto autoriale, ma che riveste un senso etico e filosofico molto, molto alto. Non mi voglio dire di più. È un film tra i più premiati dell'anno scorso al Tokyo Film Festival. E quindi, quando si parla, noi abbiamo in questo festival abbiamo due film di animazione, abbiamo il film di zombie, ne parleremo forse dopo in un secondo, abbiamo l'alto e il basso, se si può parlare di questo, se abbiamo l'action, abbiamo l'autoriale, questo è proprio il film autoriale orientale, quindi attesa per vedere quello che succede. Già. Adesso ascoltiamo qualcosa ispirato al Giappone. Beh sì, però su questo forse è il caso di dire due parole, perché poi appunto poi magari okay, vivi un infarto mentre lo sentite. Si tratta di una canzone synthwave, che è un po' una corrente. Mi fanno dei gesti. Dopo salutiamo. No, vai, okay. Una canzone synthwave che è un po' una corrente nascente, o diciamo in atto, che sta esplodendo in questi ultimi anni. La canzone si chiama Neo Tokyo e si rifà, diciamo, è praticamente una rappresentazione musicale di Tokyo, o della Tokyo possibile del futuro, come è stata ispirata all'autore da opere quali Evangelion, sì, da opere quali Ghost in the Shell, o da libri come Neuromancer. Neuromancer, sì, sì, certo. Che costituiscono, se vogliamo, la base culturale da cui la synthwave nasce e prende forma. Si tratta, lo specifico subito, di una forma di musica elettronica che però prende piede, se vogliamo, dal metal. È molto melodica, non è musica alla discoteca. Mm-hmm. Diciamo, l'autore francese, dicevo, si chiama Perturbator ed è una, diciamo, delle punte di diamante di questo movimento. Vi invito ad ascoltarlo e a farvi a scoprire la synthwave. Vai. We'll be right back.
Perturbator con... Era Perturbator con Neo Tokyo. Sono ormai arrivate le 18 e 2 minuti e anche per, diciamo, nostri impegni extra radiofonici è arrivato il momento di salutarci. Voi restate tranquillamente sulle frequenze di K-Rock, anche se non ci sono più programmi, diciamo, in senso stretto. Comunque la musica qui non si ferma mai, quindi restate sulle nostre frequenze. Macchina di selezione vi proporrà senz'altro buona musica. Quindi è il momento di salutarci. Ringraziamo Alex per essere stato nostro ospite. Saluti. E un saluto anche da me. Vi ricordo quindi Estasia dal 12 al 18 giugno al Cinema Rosbad e speriamo di vedervi copiosi. Un'ulteriore informazione, se volete restare informati riguardo alle nostre attività con l'Estasia, se avete Telegram sul cellulare, il comune di Reggio Emilia da qualche giorno, credo ieri, ha lanciato un bot, cioè in pratica, diciamo, un utente robotizzato che risponde alle vostre domande in merito agli eventi che ci sono a Reggio Emilia. Se voi lo aggiungete ai vostri contatti cercando comune robot, qualcosa di simile, comunque cercate su internet, vi compare questa chat praticamente in cui voi potete cliccare un pulsante e farvi dire che eventi ci sono a Reggio Emilia, e ho provato oggi. Noi ci siamo. Quindi lì potete vedere giorno per giorno quali film noi proietteremo. Un saluto a tutti, ciao, a martedì prossimo. Un saluto. Ringraziamo appunto ancora Alex di questa ulteriore precisazione. Davide vi danno l'appuntamento a martedì prossimo dalle ore 16 in avanti, sempre qui sulle frequenze di K-Rock. Ciao a tutti.